Fallo fare a Severino questo. Fallo fare a Severino, vai. Al fenomeno del basket. Fallo fare a Severino questo, vai. Quando parlai di Riquelme Samardžić, guarda, scarpa, questa è una mia scarpa. Piedino fatato, 42 e mezzo, eh. 42 e mezzo, questa è una mia scarpa, bene? Non è da calcio, è una scarpa a passeggio di una marca abbastanza famosa, una marca famosa. Questa è la suola, Severino, guarda, questa è la suola, vedi? Suola della scarpa, non si sta parlando di basket. Questa è una palla da calcio, Severino. Perché dissi di Riquelme? Perché Riquelme era uno dei uno degli ultimi numeri 10 a trattare la palla con la suola. Come si suol dire in gergo calcistico, centrocampisti che sgonfiano la palla perché gestiscono con la suola, guadagnano tempo. Perché giocano con la suola? Perché attirano la pressione dei centrocampisti avversari per poi eluderli con delle finte o con dei lanci millimetrici. Ecco perché suola, Severino, palla da calcio. E fammi questo, Severino, fammi questo. Samardžić, allora ragazzi, non bisogna essere positivi. Grandissimo talento, io ne parlo su questo canale da diverso tempo, ancora comunque non ha firmato, mi dispiace ragazzi, io devo essere sincero con voi, fino a che non firma, fino a che non lo vedo, io non credo. Poi alla fine, dopo aver messo da parte l'euforia per l'eventuale acquisto, ripeto, per l'eventuale, perché manca un dettaglio, manca di qui, manca solo quello, manca solo quell'altro, l'ho già sentito per Dybala e Bremer, quindi siccome qui i giochini delle tre carte li fanno spesso, vedi gli abbonamenti quando poi dopo si ferma il mercato, allora quando io vedrò Samardžić ci sta però una bella bottiglia. Però io ti chiedo a te, con Samardžić, no, un investimento importante su un calciatore, pur giovane che sia, importante, chi facciamo fuori al centrocampo? Mettiamo in panchina Çalhanoğlu, Barella o Frattesi che è stato pagato 40 milioni? Chi mettiamo in panchina? Mettiamo in panchina Samardžić. L'altra domanda che ti faccio, indipendentemente dall'acquisto favoloso, no, che sarebbe il serbo, ma era la priorità Samardžić, a noi manca ancora il portiere, perché io ragazzi stamattina purtroppo vi devo richiedere dove è Sommer, oppure Sommer dove sei, perché io ancora Sommer non l'ho visto. Ripeto, non è solo un discorso che il Bayer dura fatica a trovare il portiere, sono le condizioni di pagamento proposte che al Bayern non vanno bene, perché i tedeschi hanno acquistato pochi mesi fa questo calciatore 10 milioni e perché te lo devono cedere a 4? Gli hai proposto 80 rate, sei lì a litigare. Se a luglio l'Inter avesse versato la cifra che voleva il Bayern, a quest'ora Sommer era già qua. E su questo ragazzi non ci piove. Discutiamo su tutto, su quel giocatore mi piace, quell'altro non mi piace, ma su questo non si può discutere. Per barbonare sul milione ad agosto siamo ancora senza portiere. Allora io ti dico, ero un ragazzino anch'io quando successe, quando accadde, quando Zenga subentrò a Bordone a 22 anni, perché a quell'epoca un portiere a 22 anni titolare in una squadra come l'Inter era quasi impossibile vederlo, ma quando Zenga incominciò dalla Coppetta Italia per poi dopo prendere il posto a Bordone, secondo voi era pronto? Non era pronto, è diventato pronto. Quando Donnarumma esordisce, Donnarumma, che tra l'altro sento parlare di Donnarumma, io lo lascerei dov'è, portiere che a me non piace.
Quando Donnarumma esordisce a 16 anni e 8 mesi al Milan, secondo voi era pronto davanti a 80.000 persone? Fino a che punto poteva essere pronto un ragazzo di genere? Allora io ti dico, visto che Sommer non c'è, che questa telenovela sta diventando ridicola, perché loro a quanto pare un piano B non ce l'hanno, perché se no il portiere deve essere lui, perché non puntare e non fare titolare Filip Stankovic? Che nel campionato belga dov'era è stato uno dei migliori tre portieri l'anno scorso. Perché non avere il coraggio in queste condizioni scandalose in cui siamo di eleggere titolare Filip Stankovic? Perché? Perché qui manca il coraggio, ragazzi. Manca il coraggio di puntare sui giovani, manca il coraggio, bisogna cercare di puntare sui giovani, perché se non punti sui giovani in questo periodo dove duri fatica a fare la spesa, quando cavolo ci punti sui giovani? Puntate su Stankovic e finiamola con questo Sommer. Anche se è un portiere che a me piace tantissimo Sommer, non sono un pazzo, lo so che ad oggi Sommer è avanti a Stankovic, attenzione. Però la storia ci insegna che a volte, cioè, se dai fiducia, vieni ripagato. Quindi la priorità sicuramente non era Samardzic, perché ci manca il portiere. Ci manca un centrale difensivo al posto di Skriniar, perché nessuno lo dice, ma a te Ciccio ti manca un centrale difensivo. Dove volevi andare con il cinese? Ti manca un centrale difensivo e ti manca un centravanti. Portiere, play, mettiamo play, te mi dai se Çalhanoğlu. Sì, ma un conto è giocare con Brozovic, un conto con Çalhanoğlu. Con Çalhanoğlu guadagni nella velocità di far girare la palla, a meno tempi di gioco. Çalhanoğlu dà meno riferimenti al centrocampo avversario per far sì che vengano giù a pressare. Perché? Perché tocca meno la palla di Brozovic, ma Brozovic, ragazzi, a livello di interdizione e di lettura delle linee di passaggi non lo batteva nessuno. Attenzione, centrocampista che corre più in Italia. Ma Brozovic tocca tante palle, grazie al Kaiser. Ma Brozovic tocca tante palle perché fa 13 km a partita. Non serve una laurea per capirlo. Çalhanoğlu non ha quella corsa lì, anche se ha un'ottima corsa. Occhio, ti manca tutta l'ossatura della squadra, portiere, centrocampista e attaccante. E ancora non ci sono. L'acquisto di Samardzic, cioè, sicuramente, te lo ripeto, non sono un matto. Il giocatore a me piace. Su YouTube sono stato uno dei primi a parlarne. Non voglio medaglie, non me ne frega nulla. Ma la priorità, ragazzi, portiere, la priorità è comunque l'attaccante. Te mi dirai, ma il play l'hanno preso con Samardzic. Ok, allora io ti chiedo. Gioca titolare, chi va in panchina? Dimmi te chi va in panchina. Arriva Samardzic, non ci hanno fatto il giochino delle tre carte, era vero, non ci hanno preso in giro, perché ancora Dio non è fatta. Chi mettiamo in panchina? Forza, dimmelo. E in porta chi c'è? Dov'è Sommer? Severino, fammi questo, vieni. Vieni, Severino. Questo, Severino. Dov'è Sommer? Quindi è quello che voglio dire io. Domani è agosto, giusto se non sbaglio. Vediamo che succede. Magari agosto sarà il mese dei festeggiamenti. Ma il festeggiamento, ragazzi, il vero festeggiamento ci sarà solo quando il cinese andrà via. Quello sarà un festeggiamento. Che la gente ha già messo roba in frigorifero. Ragazzi, teniamo duro, non molliamo. E cerchiamo di prenderla a ridere perché la situazione. Dov'è Sommer? Ciao, Vincent. Thank you.